Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo tra le tue braccia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli suoi. Perciò, dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 30, 13 marzo 1932. Nel vederti chiamare la nostra mamma celeste come tua guida, il tuo prigioniero Gesù ha esultato di gioia nell'avere la sua dolce compagnia nel nostro lavoro. Tu devi sapere che fu lei la vera e celeste prigioniera della mia divina volontà, quindi conosce tutti i segreti e le vie, possiede le chiavi del suo regno. Ad ogni atto che faceva, la regina prigioniera preparava nel suo atto il posto per ricevere gli atti della creatura fatti nella divina volontà. Ed oh, come la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio fiat, per prendere con le sue mani materne questi atti e chiuderli negli atti suoi come pegni, come antidoti. Che si vuole il regno della divina volontà sulla terra.
sicché questo regno fu già formato da me e dalla Celeste Signora, già esiste, solo che si deve dare alle creature, e per darlo è necessario conoscerlo. E siccome è la creatura più santa, più grande, che non conobbe altro regno che il solo regno della mia divina volontà, occupa il primo posto in esso. Per diritto la celeste regina sarà l'annunziatrice, la messaggera, la conduttrice di un regno così santo. Perciò pregala, invocala, ed essa ti farà da guida, da maestra, e con amore tutto materno riceverà tutti gli atti tuoi per chiuderli nei suoi e dirti: gli atti della mia figlia sono come gli atti della sua mamma, quindi possono stare coi miei per raddoppiare alle creature il diritto di dare il regno della divina volontà. Siccome questo suo regno Dio lo deve dare e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti d'ambo le parti per ottenere l'intento. Quindi, colei che ha più ascendenza, più potere, più impero sul cuore divino è la sovrana del cielo. I suoi atti staranno a capo, col seguito degli altri atti delle creature cambiate in divini, in virtù della mia volontà, per dare ad esso il diritto di ricevere questo regno. E Dio, nel vedere questi atti, si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra, e ogni creatura fosse un regno della sua volontà che avesse il suo totale dominio. Perciò avanti nell'operare e nel vivere nel Fiat Supremo. Volume 30, 17 giugno 1932. Figlia benedetta, i miei atti e quelli della mia regina mamma, il nostro amore, la nostra santità, stanno in atto di continua aspettativa di chiudere gli atti tuoi in mezzo ai nostri, per dar loro la forma degli atti nostri e mettere il suggello dei nostri sugli atti tuoi. Perché tu devi sapere che gli atti della sovrana del cielo sono intrecciati con i miei atti, perciò sono inseparabili, e chi vive nel nostro volere divino viene ad operare in mezzo al nostro intreccio e resta chiuso in mezzo ai nostri atti, i quali lo tengono in custodia come trionfo ed opera del Fiat Santo. Nulla entra nei nostri atti se non è parto di esso. Vedi dunque dove viene formata la santità di chi vive nella nostra volontà, in mezzo alla nostra santità. Ama nel mezzo del nostro amore e opera in mezzo alle nostre opere. Sicché chi opera nel nostro volere sentirà come in natura l'inseparabilità dai nostri atti e noi dai suoi. Com'è inseparabile la luce dal calore, il calore dalla luce. Perciò sono il nostro trionfo continuo, la nostra gloria, la nostra vittoria sull'umana volontà. Sono le nostre proprietà divine che noi formiamo in essa e lei forma in noi. Il volere umano e il volere divino si baciano continuamente, si fondono insieme, e Dio svolge la sua vita nella creatura ed essa svolge la sua vita in Dio. Oltre a ciò, per chi vive nella mia volontà, non vi è cosa che non appartenga al mio fiat, su cui la creatura non acquisti i suoi diritti. Diritto sul nostro essere divino, diritto sulla sua mamma celeste, sugli angeli, sui santi, diritto sul cielo, sul sole, sulla creazione tutta. E Dio, la Vergine e tutti acquistano il diritto su di lei. Succede come quando due giovani sposi si uniscono insieme, con vincolo indissolubile, che entrambi acquistano il diritto sulle stesse loro persone e su tutto ciò che ad entrambi appartiene. Diritto che nessuno può togliere. Così chi vive nel nostro volere forma il nuovo, vero, reale sposalizio con l'ente supremo, e con questo viene formato un connubio con tutto ciò che a lui appartiene. Oh, com'è bello vedere questa creatura sposata con tutti, la cara, la beniamina, l'amata da tutti. Con diritto tutti la vogliono e sospirano di goderla e di tenerla insieme con loro, ed essa ama tutti, dà il diritto a tutti su di lei, si dà a tutti. È la nuova e lunga parentela che ha acquistato del suo creatore. Oh, se si potesse vedere dalla terra, si vedrebbe che Dio porta tra le sue braccia la sovrana regina, l'alimenta col cibo prelibato del volere divino, angeli e santi la corteggiano, il cielo si stende sopra per coprirla e proteggerla, e guai a chi la tocca. Il sole la fissa con la sua luce e la bacia col suo calore, il vento la carezza.
Non vi è cosa da noi creata che non si presti a fare il suo ufficio intorno ad essa. La mia volontà muove tutto intorno a lei, affinché tutto e tutti la servano e l'amino. Perciò chi vive in essa dà da fare a tutti e tutti sentono la felicità di poter stendere il loro campo d'azione dentro e fuori la fortunata creatura. Oh, se tutte le creature comprendessero che significa vivere nella mia volontà, oh, come tutti ammirerebbero e farebbero a gara di fare in essa il loro celeste soggiorno. Viene da fare un sospirone grande nel leggere questi scritti, che è difficile circoscrivere nell'ambito breve e del tutto peculiare di una meditazione, però dobbiamo tentare, perché questo è il contesto in cui il Signore ci ha riadonati. Meriterebbero entrambi una lunga e dettagliata catechesi per tirarne fuori tutte le infinite ricchezze. E qui bisogna innanzitutto chiedere pregiudizialmente allo Spirito Santo che illumini tutti coloro che leggono e meditano queste parole, anche me che adesso appunto devo tentare per me e per tutti di offrire qualche spunto di meditazione a comprendere davvero la grandezza che ci mettono dinanzi. Allora, alcuni spunti. Anzitutto abbiamo visto come la Madonna non solo è la prima e quindi la più grande guida nel regno del potere divino, di cui conosce tutti i segreti, le vie e possiede le chiavi del suo regno, ma nel secondo testo che abbiamo letto Gesù ci ha detto che gli atti della sovrana del cielo sono intrecciati con i suoi atti e quindi sono inseparabili, e quindi chi vive nel nostro divino volere viene ad operare in mezzo al nostro intreccio e resta chiuso in mezzo agli atti nostri, i quali lo tengono in custodia come trionfo del Fiat Santo. Questo significa che vivere una vita di profondissima unione con la Madonna immette nel regno della Divina Volontà, qui ovviamente si parla delle anime che sono particolarmente devote alla Madonna, no? Quindi questo non vuol dire che non essere devoti a Gesù Cristo, evidentemente, no? Ma che hanno come oggetto, come dice il Montfort, immediato della loro attenzione la figura di Maria Santissima, che già l'unione con lei porta la vita nella Divina Volontà, ovviamente quando è vissuta anche con questa intenzione, cioè unirsi alla sua umanità creata o all'umanità creata di Cristo, che però appartiene alla persona del Verbo, quindi evidentemente è l'umanità dell'uomo Dio. Sotto questo punto di vista non crea differenze, perché la vita di Maria è stata vita nella Divina Volontà, Gesù spiega negli scritti, per grazia in tutto, così come per lui lo fu per natura. Ma entrambe le umanità erano mosse, animate e fuse con questo divin volere. Quindi la Madonna cosa vuole vedere dai suoi devoti? Questo, che imparino a vivere nel Fiat. Gesù ha detto: la sovrana celeste sta in aspettativa e sull'attenti per vedere se la creatura opera nel mio Fiat. E quando noi facciamo qualche atto nella Divina Volontà, la prima a prenderli con le sue mani, a chiuderli con i suoi, a unirli ai suoi, è la Madonna. Detto questo, Gesù parla anche, e questo dobbiamo mettercelo veramente bene in mente, e del regno della Divina Volontà come un regno già formato, già esiste. Perché è già formato? Perché l'hanno perfettamente formato con i loro atti Gesù e Maria, e aveva iniziato a formarlo, perché gli atti compiuti nel Divin Volere sono comunque indistruttibili ed eterni, Adamo prima del peccato originale. Quindi c'è, il problema è che c'è, ma deve essere dato alle creature. Allora, tanto per far capire con un esempio, no?
Cosa fanno i sacramenti nella vita della Chiesa? I sacramenti nella vita della Chiesa non fanno altro che dare a chi li riceve gli effetti che già Gesù ha tutti e completamente acquistati per ogni essere umano presente, passato e futuro nell'opera della redenzione. I canali di trasmissione sono i sacramenti. Quindi è chiaro che per ricevere la grazia, nella sua pienezza, cosa bisogna fare? Ricevere con frutto i sacramenti. E come si diventa grandi santi? Con tanti sacramenti, specialmente quelli che si possono ripetere, come la penitenza e l'Eucaristia, ricevuti bene con frutto. Ecco, così il regno della divina volontà è già formato, non ho già fatto, è già pronto, deve venire nelle creature a due livelli: primo, nella vita di chi lo desidera, e secondo, come regno sulla terra. Sono due cose complementari ma distinte. E come si fa? Gesù lo spiega. Ogni atto che si compie nel divin volere è un passo in avanti. Bisogna compiere gli atti. Siccome questo suo regno lo deve dare, dice Gesù, Dio, e la creatura lo deve ricevere, ci vogliono gli atti di ambo le parti per ottenere l'intento. Da parte di Dio sono già stati fatti. Ora dobbiamo fare i nostri. Allora, gli atti della Madonna ovviamente stanno a capo di tutti gli atti delle creature, bellissima questa espressione, no? Cambiati in divini in virtù della mia volontà. Quando è che verrà il regno della divina volontà? Quando il numero di atti fatti nel divin volere sarà quello voluto dall'Altissimo. C'è un numero, c'è. Così come quando è che il Verbo incarnato è sceso sulla terra? Quando le preghiere, i sacrifici, i desideri, le ansie di tutti i santi dell'Antico Testamento, completati da quelli della Madonna, che in 13 anni ne ha fatti più ovviamente di tutti gli altri messi insieme, hanno raggiunto il termine. Questo è evidentissimo. Perché Dio non dà una cosa grande se quella cosa grande non solo non gli viene chiesta, ma non gli viene chiesta nel modo in cui gli deve essere chiesta e per il tempo che lui ha stabilito, che può variare, perché dice, noi possiamo accelerare o decelerare i tempi dell'avvento di questo regno a seconda di quanti atti nel divin volere compiamo. Questo bisogna metterselo bene in testa, per cui non è sotto questo punto di vista la stessa cosa fare un atto attuale in più o un atto attuale in meno. Certamente uno in confronto a tutti quanti gli atti che il Signore si aspetta, come dire, è una goccia dentro l'oceano. Però se dobbiamo metterci nella nostra vita terrena anche il nostro bicchiere d'acqua, cioè tutte quante le gocce messe insieme dei nostri atti, è vero che l'oceano è fatto di trilioni di triliardi, lo so, di bicchieri d'acqua, no? Però ci vuole anche quello, insomma, no? Se nessuno ci mettesse l'acqua, il proprio bicchiere, in questa immagine un po' fantasiosa, non si formerebbe l'oceano, no? Quindi questo. E i suoi atti staranno a capo col seguito degli altri atti delle creature, cambiati in divini, in virtù della mia volontà. Perché per dare ad essi il diritto di ricevere questo regno, e Dio nel vedere questi atti si sentirà mosso a darlo per quell'amore che ebbe nella creazione, che creò il tutto per fare che la sua volontà si facesse come in cielo così in terra e che ogni creatura fosse un regno della sua volontà, che avesse il suo totale dominio. Quindi cosa vuole vedere la Madonna dai suoi devoti? A cosa tende anche, no? Tutta quanta la sua opera anche attuale che sta facendo nella Chiesa, ormai da due secoli, insomma, ci sono decine, insomma, di apparizioni riconosciute dalla Chiesa, e alcune sono in atto, certamente bisogna attendere il giudizio definitivo della Chiesa, alcune sembrano molto attendibili, altre meno, però in ogni caso ciò a cui la Madonna tende come fine ultimo, nella sua azione anche, chiamiamola tra virgolette apostolica, di guida, di sprone, di insegnamenti, di evangelizzazione degli esseri umani, tende a questo. La Madonna non ha nessun altro desiderio che i suoi devoti vivano la sua stessa vita. Infatti, nel secondo
brano che abbiamo letto comincia con questa dichiarazione: i miei atti e quelli della mia regina mamma, il nostro amore e la nostra santità stanno in atto di continua aspettativa di chiudere gli atti tuoi in mezzo ai nostri. E come si realizza questo? Quando gli presentiamo atti che possano essere chiusi in mezzo ai loro, cioè atti divini compiuti nel divin volere. Ecco, quindi questo è il volere umano e il volere divino, dice Gesù, si baciano continuamente, si fondono insieme e Dio svolge la sua vita nella creatura ed essa svolge la sua vita in Dio. Nella misura in cui i nostri atti entrano in quelli intrecciati, come abbiamo prima visto, di Gesù e di Maria. Altra fase forte che Gesù dice: chi opera nel nostro volere sentirà come in natura l'inseparabilità dei nostri atti e noi dai suoi. Anche questo è cosa che bisogna sperimentare e vivere per poterla comprendere, perché è impossibile spiegarla a parole meglio di come la sta spiegando qui Gesù, per quanto si può appunto dire a parole, no? Ricordiamo anche che Luisa, come tutti quanti del resto gli altri santi e mistici, ogni tanto dice che quello che scrive è molto meno rispetto a quello che vive, e delle volte si deve fermare perché non trova termini adeguati per esprimere quello che vive. Questo è un fenomeno comunissimo, ecco, nella agiografia, quindi nei testi, negli scritti e nelle vite dei santi. Ora però attenzione, la seconda parte del secondo testo che abbiamo letto è spettacolare, perché dice delle cose veramente molto grosse. Cioè, chi vive nella divina volontà, dice Gesù, acquista i diritti su tutto. Diritti sul nostro essere divino, sulla mamma celeste, sugli angeli, sui santi, sul cielo, sul sole, sulla creazione tutta e viceversa. Dio, la Vergine, i santi, tutte le creature acquistano diritti su di lei. Ed è bellissima l'immagine che propone, che poi l'immagine tipica, l'immagine sponsale, cioè la vita di fusione nella divina volontà termina evidentemente in una sorta di mistiche nozze tra il creatore e la creatura, come tra due giovani sposi, dice Gesù, che unendosi con vincolo indissolubile, qui chiaramente fa riferimento alla splendida realtà anche sacramentale del matrimonio, che cosa succede? Le persone acquistano diritti l'uno sull'altro. Tanto per fare un esempio un po' feriale, nella morale classica, antica, per esempio, il fondamento, diciamo così, anche della vita coniugale in senso stretto, è proprio da un punto di vista morale il diritto. Cioè, se io mi sono sposato con una donna, io ho il diritto, ecco, di santamente godere, mi si perdoni insomma il termine, del corpo di mia moglie. Perché quello non è più solo suo, è anche mio. Cioè, lei non si può con giustizia rifiutare di darmi quello che è mio. Cioè, si capisca insomma bene il senso di questo discorso, no? È chiaro che la vita di amore non si può ovviamente ridurre a termini di giustizia, però c'è anche questo, nel senso, cioè, ed è per questo, per esempio, teologia classica, Sant'Alfonso dice: se un coniuge si rifiuta senza giusta causa di intrattenersi in atti coniugali con il proprio coniuge, pecca. Perché pecca? Perché gli toglie una cosa che è sua. Ovviamente questi sono esempi, no? Ci sono le circostanze, vanno circostanziate, quindi bisogna poi, ecco, ogni cosa va presa cum grano salis e va sempre circostanziata nelle situazioni concrete, no? Ecco, quindi. Però il principio generale è questo, perché si tratta di diritti acquisiti. Così come, anche se nel nostro attuale ordinamento giuridico italiano è possibile la separazione dei beni, di per sé, questo vale anche per il matrimonio civile, se non viene fatta una manifestazione contraria, i beni vanno in comunione. E anche nel sacramento del matrimonio. Perché si acquista un diritto non solo sulla persona, ma anche sui beni. Ecco perché Gesù dice: chi vive nel Fiat Supremo acquista diritti su me e sul mio mondo, su tutto ciò che è mio.
cioè su tutto, perché non c'è niente che non sia di Gesù e che non sia del Creatore. Un nuovo, vero, reale sposalizio con l'ente supremo. Questo la Madonna è stata la sua vita, l'ha vissuto ininterrottamente. E però con questo viene formato un connubio con tutto ciò che a lui con la L maiuscola appartiene. La creatura sposata con tutti. E attenzione, qui veramente si arriva, cioè proviamo un attimo a pensarle, cioè proviamo a interiorizzarle, no? Perché tutti devono rimanere abbastanza stupiti, cioè perché proviamo a metterci io e te qui dentro, no? Cioè, io o te, che diventa la cara, la beniamina, l'amata da tutti. Tutti la vogliono e sospirano di goderla e tenerla insieme con loro. Tutti significa Dio, la Madonna, i santi, le stesse creature. Se si potesse vedere dalla terra, si vedrebbe che Dio la porta tra le sue braccia. La sovrana regina l'alimenta col cibo prelibato del volere divino. Angeli e santi la corteggiano. Il cielo si stende sopra per coprirla e proteggerla, e guai a chi la tocca. Cioè, chi non desidererebbe stare in questa condizione? Guai a chi la tocca, per esempio. Non c'è cosa da noi creata che non si presti a fare il sufficio intorno ad essa. Dice il sole con la sua luce e col suo colore la bacia, il vento la carezza. Quindi le creature che riconoscono la figlia o il figlio della divina volontà e gli prestano questi servizi. La mia volontà ancora muove tutto intorno a lei affinché tutti la servano e l'amino. Cioè, queste sono veramente delle cose, a mio avviso, insomma, oltremodo forti, grosse e impressionanti. Ecco perché se tutte le creature comprendessero che significa vivere nella mia divina volontà, evidentemente tutti ambirebbero e farebbero a gara di fare in essa il loro celeste soggiorno. Qui Gesù sta facendo degli esempi molto concreti. Cioè, allora, è inevitabile che e queste cose c'è poco da fare, se uno comincia a percepirle, a viverle, se ne accorge. Se non se ne accorge è perché non le sta vivendo. Ma queste cose Gesù le descrive come effetti normali del vivere nel divin volere. Quindi non bisogna aspettarsi chissà che o chissà che cosa, no? Però per esempio anche tutta quanta la cura che il Signore mostra, anche che ce l'ha verso tutti, ma chi vive nel divin volere se ne accorge. Cioè, a me capita spessissimo, anche nel corso della giornata, cioè, l'ho detto anche altre volte, cioè, di vedere, magari c'era un programma, c'era un appuntamento, c'era una situazione, a un certo punto quella cosa viene tolta, e poi esce fuori una cosa più importante, che se non fosse saltato quell'impegno mi avrebbe messo in difficoltà, perché dico, ma come faccio? E se devo incontrare una persona che magari non viene proprio dal paese in cui mi trovo, dirgli che non ci posso andare perché c'è questa cosa più importante da fare all'ultimo momento, e invece la divina volontà aveva già predisposto questa cosa perché il diretto interessato mi ha detto non posso venire. Cioè, mano a mano che si cresce, se si fa attenti a tante piccole cose, una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, non si può dare la risposta degli stupidi, no? Questo è un caso, caos che io dico sempre l'anagramma di caos, cioè è cosa che non c'è niente a che fare, insomma, con l'ordine della divina volontà, no? Cioè, veramente la divina volontà circonda e cura chi a lei si affida. Questo non vuol dire, attenzione, siamo alla vita della Madonna di Gesù, che sia preservata tutte quante le croci, le tribolazioni o cose di questo genere, no? Perché croci e tribolazioni sono doni dell'Altissimo, non sono disgrazie per chi vive nel divin volere, ma sono grazie. Ecco, questo perché, ecco, nella retta comprensione doverosa di queste cose non si ingenerino poi sballate e false aspettative, no? Ecco, però tutte queste cose sono davvero e reali, no? E davvero è lecito attendersi, insomma, veramente di sentire la carezza del vento,
uno esce, c'è un pochino di brezza, cioè, non è che, cioè, tutti quanti sentiamo le stesse cose. Vorrei far comprendere, quando si vive nella divina volontà, non è che si fanno cose strane, è che si vivono le cose in maniera differente. Esco, sento una brezza dolce del vento, magari col caldo dell'estate, che veramente mi accarezza il viso e mi dà un po' di refrigerio, e anziché di ah che bello, sta un po' meglio, io in quella folata di vento ci percepisco la carezza di Dio, la sento, la percepisco, e immediatamente parte il grazie, parte il ti amo. Quindi lo sento io come lo sentono le altre persone, ma il modo con cui chi vive nella divina volontà vive questa stessa realtà è differente. Ecco, ci aiuti il Signore a entrare in tanta grazia, soprattutto a comprendere, come Gesù auspica, che significa vivere in questo mondo. È veramente la diversità, ecco, che c'è tra questa santità e tutte le altre santità. Abbiamo rammentato questa mattina che vivere in unione con te, o Santa Vergine Maria, è vivere nel Divino Volere. Ti chiediamo, al termine di questa meditazione, facendo eco appunto alle considerazioni con cui l'abbiamo conclusa, che sono le parole di Gesù, la grazia di ottenerci di comprendere cosa significa vivere nella Divina Volontà. E grazie a te che ne sei la sovrana celeste, che sta in aspettativa, che tutti centriamo, ottenere da te la grazia di entrarci al più presto, oppure di crescere sempre di più nella nostra vita in questo regno, o meglio ancora nella formazione del regno della divina volontà in noi, che possa giungere fino all'apice della sua pienezza. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.